Allora, Vale, abbiamo parlato di Dreams, continuiamo nell'ambito musicale perché è arrivato il momento di biglietto da visita. Bentornati cari telespettatori nella nostra rubrica Biglietto da visita. Oggi, da come noterete, ho un compagno qui a fianco, è un grandissimo musicista, Fulvio Feliciano, perché il nostro ospite è oltreoceano, quindi lui mi aiuterà con italiano-inglesi, inglese-italiano. Vado subito con la domanda di rito. Gentile ospite, mi sente? Dear guest, can you hear us? Yes, I can, thank you. Ci sveli il suo biglietto da visita. Can you tell us about your business card, please? Well, my business card is, first, I'm a musician. I play saxophone. Prima di tutto, musicista, sono sassofono. I started at a very young age performing in nightclubs. Ha iniziato da piccola a suonare nei nightclub. Especially in Boston, Massachusetts. In Boston, Massachusetts. I ended up joining the group Tavares. Ah, ha fatto parte di un gruppo che si chiama Survivors. Wow. Abbiamo già sentito. And then after a few years Butch, one of the brothers, married Lola Falana. Ah, uno dei fratelli, insomma, della band, insomma, dei componenti, ha sposato Lola Ferrara. Benissimo. And then we came to Italy for one month tour in every piazza all over Italy. Sono venuto in Italia per fare un mese di tour in ogni piazza. Immagino. Nome e cognome? Please tell us your name. Oh, Leroy Gomez. Yeah. Oh, grazie di essere Thank qui you. Con noi. Well, siamo veramente molto onorati. I'm really glad to have you here. Well, thank you for inviting me. I appreciate You're it. Welcome. Our pleasure. Come sta? How you doing? Oh, molto bene. Molto bene, parla italiano. Allora cerchiamo di parlare anche italiano, così almeno ci alterniamo un pochettino, va bene? Poco. Va bene. Io vado subito con la prima domanda. We start with the first one, of course. Okay. Lei ha iniziato la sua carriera artistica con Sir Elton John. Ci può raccontare questa fantastica storia? You started with on the side of Elton John, Sir Elton John. Can you tell us about this great experience, please? Oh, it was an amazing experience. I'll try to do it quickly. Okay, ha detto è stata un'esperienza fantastica. Provo a farla breve. Okay, believe it or not, I was playing with a band in Paris and living in a house with a bunch of musicians. Ok, se ci credete o no, lui viveva a Parigi e suonava a Parigi e viveva in una casa con altri musicisti. And I was actually playing the guitar, sitting on an amplifier of the guitar player, and I was singing an Elton John song. Ok, stava seduto sull'amplificatore del chitarrista e stava suonando la chitarra e cantava un brano di Elton John. Unbelievable. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those. I was actually playing it. And the telephone rings in the kitchen because we didn't have portable televisions. Okay. E dice, stava suonando, però il telefono ha squillato nella cucina. Squillò il telefono in cucina. And my other guitar player friend, a very good friend, was at Arrowville. And he told me Elton John is looking for a saxophone player. E il suo amico, l'altro chitarrista, l'ha guardato e ha detto c'è Elton John che sta cercando un sassofonista. Wow. And so basically he just came, picked me up around 10 o'clock at night. We drove out to Arrowville. Sorry, I can't hear. We drove to Arrowville. The studio was called Arrowville. Ah. Outside okay. Of alle 10 di notte sono andato in questo studio and at midnight we're outside and there's the light, there's a red light saying you can't go into the studio. Okay. E a mezzanotte c'era la luce rossa nello studio per la registrazione. And I can hear very quietly
on the ground. Sentiva il sottofondo che Elton John insomma, cantava. You know, because he's recording. He's putting vocals. Quindi, And wait a minute, to make a long story short, we open the door, we go in, and I spend the whole night with Elton John and the whole team working on the album. Dice, te l'ho detto, la faccio breve, insomma, si è aperta la porta e sono stato tutta la notte a registrare con questo grande personaggio. Ma lui, Elton John, come persona, com'è realmente? Perché noi lo conosciamo come artista, ma come persona umana. Well, everybody knows him like an artist. Yeah, but I understand. Yeah. Elton John is a very wonderful human. Okay. Normal person. When I went into the studio, made me feel really relaxed, and there was no star trip or anything. No, he was really, really, he's a wonderful. Era veramente una persona bellissima, dice, umano, molto, molto umano. And he also paid me twice what I asked him. I gave him my price. He said no. You deserve more, and he paid me twice. Ha detto addirittura l'ha pagato il doppio di quanto lui aveva chiesto. Sì. Aveva chiesto una cifra, però ha detto no, ti pago il doppio. Fantastico, fantastico. Ha collaborato anche con la Lola Falana. Ci può raccontare un attimino l'esperienza con questa artista? Can you tell us about your experience with Lola Falana? Well, another wonderful person. Lola is very spiritual. Una persona spirituale, molto spirituale. And in the recent years, she was rather sick for quite a few years, but she's doing well now. But no, Lola is, you know something? Adesso sta bene. Okay. I've learned in this business that normally the bigger the artist, the more normal they are. Ha detto, ho imparato che in questo lavoro gli artisti più grandi sono quelli più normali, insomma, più umani. You know, I mean, sometimes you get these artists that are beginning and they have a little success and then their head, you know, gets really big. But with established artists, they have nothing to prove. And I mean, from Stevie Wonder, I've worked with many, many years when Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire. We used to work in clubs together in Boston. And, you know, when you're with musicians, you know, there's, maybe we don't have a barrier because when you're with a musician, we let out, you know, we just relax. It's a relaxing experience. Yes. Avete sentito che nome ha fatto, insomma, da Stevie Wonder, Kool and the Gang. Dice, a volte gli artisti quando iniziano poi piano piano si montano la testa, invece i grandi artisti come loro rimangono sempre molto umili. Nel 77 con gli Santa Esmeralda divenne famoso in tutto il mondo con il brano Don't Let Me Be ci può ecco mi può riportare in questa magia, cioè questo brano veramente che ha fatto ballare il mondo intero. This fantastic song, you, I think was a cover, right? Was a... Oh yes, for Nina Simone. Nina Simone, yeah, the Animals. Yeah, the Animals. Yeah, Nina Simone. But your version was the young generation still to remember your version. Then everybody knows your version. Can you tell us about the story about this cover when you start? These are very difficult to do in 5 minutes, but I'll try. Ha detto questo è molto difficile di farla breve, insomma, in 5 minuti, di raccontarla in 5 minuti. A friend of mine in Paris had the idea to do Don't Let Me Be Misunderstood in flamenco. He went into the studio with some producers. It did not come out good. So they called me. They called me and another gentleman called Don Ray to do the arrangements. And you see, I was a studio musician also in the beginning in Paris. Okay. Sorry, I just start to translate. Okay, and he was a session man then in the beginning, right? Okay. Yeah. Lui ha detto che un suo amico era stato chiamato per registrare questo brano, questa cover a Parigi.
però non andò benissimo, insomma, questa registrazione. Lui ai tempi era comunque un session man, faceva il turnista. Ok. And of course that meant singing, playing the saxophone, whatever it takes to make some money to pay the bills. E qualsiasi cosa gli proponevano, da cantare o a suonare il sassofono, basta che si facevano, insomma, si guadagnava qualcosa, andava bene. Right. So I was called because I had a reputation at that time as being professional and I did my job well. Okay. È stato chiamato perché comunque aveva una buona reputazione come professionista nel suo lavoro. And to make a long story short, I heard a very horrible demo of the song. But I did this project because of Don Ray was doing the arrangements and I knew it would come out good. Ok, ha detto, vabbè, per farla breve, insomma, è stata registrata questa canzone perché Don Ray aveva fatto l'arrangiamento, aveva fatto un grande progetto, un bel progetto. Mm-hmm. Yeah. E allora io volevo chiedere, come chiedo a tanti nostri ospiti, sì, nella musica bisogna essere preparati, ci vuole anche un po' molta fortuna. Un consiglio ai giovani che vogliono intraprendere questo mondo? Ok, in the music business you have to be good, you have to be a good musician, but it needs a little bit of good luck too, no? But are you advanced for the young musician, the new generation? Okay. Luck will always pass by your door. But you have to have the skill to be able to open the door and seize the opportunity. Ok, dice la fortuna, okay, chiaramente deve essere sempre, devono venire prima le competenze che la fortuna, però devi essere capace di poter aprire la porta e insomma, essere giovare te stesso, delle opportunità. Insomma, No, devi essere all'altezza di poterne giovare della fortuna che ti passa davanti, insomma. Benissimo. Quindi and also, very important, when opportunity knocks at your door, quando l'opportunità bussa alla tua porta, it's better for you to take that opportunity and do something with it than not to take that opportunity. Because if you do not take that opportunity, nothing will happen. But if you take the opportunity, chances are something good will come out of it. Okay, è meglio che quando bussa tu devi prendere questa opportunità e farne qualcosa di buono, insomma. Quindi devi anche saperla trasformare in qualcosa di buono. Certo. E una domanda, questo non era scritto sul copione, però che cosa, cioè, per me c'è un abisso terribile tra la musica italiana e la musica negli Stati Uniti. Che cosa ci può dire del nostro Sanremo? Okay, perché se, for me, there is, yes, as Marco. There is a huge difference between our music, in particular way, contemporary music, and your music in the States. What do you think about Sanremo? Sanremo. Cosa ne pensa lui di Sanremo? Well, you know, Sanremo, I did have the experience of in 1980. Mm-hmm, 1999, quando è venuto a Sanremo? Lui è venuto nel 1980. 1980, yeah. And I actually sang a song called To Me Monkey Dentro. Anyway, I'll have to read the words. But I was number two that year. Ah, arrivò al secondo. Didn't get number one, I was number two. Not bad. Sì, però la domanda è questa. Yes. Cioè, il brano che lui ha cantato ha una melodia. Che differenza c'è tra il Sanremo del 1980 e il Sanremo di oggi? I don't know if you had the chance to hear the last... in these days, no? We have Sanremo. But, Do you find some difference between that age and nowadays? About our music. Come what melodia. Do you feel about? The last time I went to San Remo was I think 3 or 4 years ago, because I live in Cannes. I'm in the United States right now.
I spent half the time here, and so I was in San Remo. I think it was 2018. It was way before COVID, but 2018 I avuto l'opportunità di venire a Sanremo prima del COVID. Well, you know, it's changed a lot. I mean, music changed a lot since, you know, 1980. È cambiato tanto dagli anni 80, insomma. It's a new generation, it's a new style, it's a new beat. I like all types of music. When I was there was some interesting things going on, and I hear that a lot of the songs this year are in the disco mood, the disco groove. Mm-hmm. Ok, ha sentito appunto la differenza in questa edizione di Sanremo ci stanno più canzoni, diciamo, più disco. Ok. Yeah. Più. Keeps coming back, things go around. Sì, è come se stiamo tornando un po' indietro con le sonorità. Sì. Yes. E noi però siamo noi italiani famosi per la melodia italiana, e questo credo che stia scomparendo con queste nuove generazioni, esatto. She said we are famous for the melody, our music is famous for the melody, the passion, no? But in this young generation we lost it a bit more than it. You know, just the classics, you know, you have so many classical, you know, Italian songs. Yeah. Questo consogno così non ritornimi più. Right. Mani e la e la faccia di blu. E la faccia, I was going to say faccia. Sì, sì, sì. Beh, queste sono le melodie. Yeah, you know. I do try to sing that song because I love it. I mean, that's a classic. That's forever. That's a song that will live. Saranno per sempre, questi sono i brani. Volare. But you know in America, our back in the 50s and the 60s, we had Frankie Valli, Dean Martin, Perry Como. Perry Como, right? It was Cuomo, but we say Como. There were so many Italian artists that were huge in America. I think the same Frank Sinatra was. Frank, yeah, I mean, I can't think of all the names, but the Italian singers made a big contribution to the American sound. Ha detto la nominata, insomma, sono stati tanti gli italiani che hanno portato un grande contributo al sound americano, cioè alla musica americana. Sì, sì, sono tanti gli italiani. Noi siamo quasi alla conclusione della prima parte di questa conversazione così bella e importante. Te lo puoi dire? Ah, siamo at the end of this part. Understand a little. Oh, no, don't let me be misunderstood. I understand a little. Hai visto, lui è più bravo di me. Però c'è ancora tanto da parlare, quindi io saluterei oggi lei per il momento e ci vediamo la prossima settimana. Ok. See you the next week because we have other answers to ask you if you like. Okay. With pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gentili ospiti, vi aspetto la prossima settimana con questo grande artista. Ciao. Ciao.